siamo alla fine della partita, siamo con Vito Iacono che sicuramente ci commenta quello che è successo. Una bella partita, avete vinto un bel primo set, poi cosa è successo? Ma intanto c'è da dire che loro hanno giocato molto bene, sono saliti in carte, ma soprattutto nella rotazione il pareggiatore in tre, dove uno dei più forti giocatori in prima linea, in posto 4 o in posto 2, lì l'abbiamo sofferto. C'è da dire praticamente noi abbiamo visto un Gela stratosferico che ha fatto molto bene, io ho visto molti video del Gela, mai ha giocato così, questo vuol dire che i grandi campioni nei momenti importanti sono tirati fuori il meglio e loro hanno fatto il meglio che potevano, noi non abbiamo fatto il meglio che potevamo, penso che la nostra prestazione abbiamo molto da recriminare, la formula sbagliata perché la partita secca non si fa. La partita secca porta a questi risultati, era necessario avere praticamente un'andata di torno. Ricordo lo scorso anno perso a Tenin, poi vinto a Messina. Le partite secche non hanno mai avuto grandi risultati se non l'occasione nel momento, dove la squadra che gioca meglio vince. Cosa dire? C'è da dire che noi abbiamo fatto un bel campionato, ma non ci siamo fermati. Abbiamo tentato di portare la B a termini, ma non vuol dire niente, la riporteremo il prossimo anno. L'obiettivo della società sportiva non è quello di fermarsi, non siamo un fulmine a ciel sereno, siamo un progetto serio perché noi abbiamo costruito una bella società e un bel gruppo. Non so il prossimo anno cosa faremo con alcuni giocatori, può darsi che li confermiamo ancora no, ma la cosa è certa, il Termini godrà il prossimo anno di un'altra grande prestazione. Il Termini, il pubblico di Termini merita una C che riprova di nuovo a vincere il campionato e il prossimo anno noi rifaremo di nuovo tutto perché questa C possa salire, quindi abbiamo rimandato tutto di un anno. Ci potrebbe essere anche il ripescaggio, credo, no? Il ripescaggio è difficile perché tu consideri che noi siamo usciti adesso, quindi ripescare noi significa che devo ripescare la squadra che esce alla finale, quindi in questo caso lo Sciacca o il Catania. Sì. E poi chi praticamente fra il Gela e il Catania Gupe vince e poi ancora. Quindi da vedere, però non credo di ripescarci. Però una cosa è certa, noi il prossimo anno gli facciamo la C per salire. Vito, non so cosa dirti, ringraziarti te, la società, i giocatori, grazie per quello che avete dato in campo, in tutto il campionato, l'avete fatto divertire, avete fatto ritornare, soprattutto il pubblico, al grande entusiasmo, quello che mancava a Termini ormai da diversi anni. Come ha detto il mio telecronaca che ci riprovedete, ne sono convinto e prima o poi il lavoro darà il risultato. Sì, ci riproviamo, infatti a tutti voi dico, è soltanto sospesa la cosa, ci rivediamo il prossimo anno con l'Atletica Termini che porterà la B a Termini Varese. Grazie, avremo modo di parlare ancora meglio. Grazie a te, Termini, che è sempre stata vicino a noi, grazie ancora a te, Termini, a te Totò, che sei una persona squisita come tutto lo staff che ti ha seguito, quindi un ringraziamento a te e a tutti quelli che hanno seguito noi, quindi grazie a te, Termini, grazie a tutto Termini, grazie ancora. Grazie Vito, noi possiamo concludere questo. Se c'è l'allenatore del Gela, vabbè, in diretta, Blanco, grande giocatore, ti conosciamo da tempo, sei stato anche corteggiato all'inizio del campionato per venire a Termini, avete dato il meglio oggi disputando una bella partita. Sì, oggi è stata veramente una grande prestazione nostra, senza nulla togliere alla squadra di Termini, che veramente ragazzi, tra l'altro conosco quasi tutta la squadra, conosco da Giuseppe la Rosa, Riccardo Garofalo, a Palleggiatore, quindi una squadra abbastanza guardata, la nostra prestazione è stata diciamo un po' sopra le righe e siamo riusciti ad andare bene. Adesso cosa succederà? Giocate la semifinale con Catania sperando in un sogno? Assolutamente sì, adesso ogni partita è una finale, quindi cercheremo sempre di dare il meglio perché conosciamo la squadra avversaria, quindi sappiamo che è una squadra abbastanza ostica, come ovviamente dove la termine, però ripeto, ogni partita adesso del playoff è una finale. Grazie, speriamo di vederti a Termini come giocatore. Grazie a voi. Ciao.